Bene, come vi avevamo anticipato anche dal nostro sommario, oggi a buone cose vogliamo parlare di trote. Allora siamo tornati un po' indietro nel tempo con la nostra macchina del tempo all'estate appena trascorsa, perché infatti siamo insomma in maglietta un po' smanicati, giusto perché fa ancora caldo, ma è il momento giusto per parlare di un pesce particolare che vive nei torrenti, anche dell'Appennino, un pesce che tra l'altro è anche molto bello, si chiama trota. Allora, con chi ne parliamo? Ne parliamo con Adolfo Chierici, benvenuto a Buone Cose. Grazie. Innanzitutto Adolfo. Buongiorno. Adolfo che è un pescatore, gestisce un laghetto di pesca sportiva, esatto. Ci troviamo a Fanano, nell'Appennino modenese, il laghetto è proprio qui di fronte a noi, e ci sono anche tanti pescatori tra l'altro, quindi insomma, si divertono. E poi Adolfo va anche a, come si dice, seminare le trote nei torrenti. Esatto. Benvenuto a Buone Cose, Adolfo. Grazie. Allora, partiamo dal soggetto però di questa nostra chiacchierata, che è la trota. Cos'è la trota? La trota è il più bel pesce del mondo, la trota è facile da prendere, è buona da mangiare, è facile da riprodurre anche, per questo che io le faccio nascere, sì? E insieme agli altri miei amici dell'APS Fananese le distribuiamo sui torrenti di Fanano. Certo. E come si fa a distribuire le trote? E che trote si possono distribuire? Perché immagino che ce ne saranno di tanti tipi. Io conosco l'iridea, la trota salmonata, il salmerino. Qui solo la trota fario si può immettere, e i ceppi sono ceppi vecchi che li abbiamo qua da noi. Ci danno anche uova che, sì, ce le fornisce la provincia. Uh-huh. E noi le facciamo, diciamo, nascere, e poi con i ragazzi, con dei secchi, si parte, pochi alla volta, e si fa tutti i torrenti della montagna. Ecco. Tutti i torrenti della montagna, sì. Ma questo perché? Perché non ce ne sono più, che nascono naturalmente nel torrente? Ce n'è sempre poco, sempre meno ce ne sono. Poi abbiamo il problema dei cormorani, aironi, gazzelle, che non si sa perché si sono stabilizzati da noi. Però con l'aiuto di questi ragazzi riusciamo a far divertire i pescatori ancora. Ah, quindi è importante anche il ruolo dei pescatori, voglio dire, se non ci fossero qualche pescatore che va nel torrente non ci sarebbe neanche... Se non ci fossero pescatori che vanno nel torrente sia a distribuire i pesci, sia a, diciamo che quando ci sono loro questi uccelli volano via, non ci sarebbe più un pesce da noi, come è successo in Panaro. In Panaro è stato estinto il barbo, il cavedano e il vairone, ma quando si parla di estinzione, il bassoleo non esiste più, né barbi, né cavedani, né vaironi. Certo, il bassoleo che è il proseguimento di questo torrente nella zona, diciamo, ai piedi della montagna, in ai collina, piedi della in montagna, esattamente. Giù hanno più spazio perché è più aperto, e diciamo che giù non c'è più un pesce, ecco. Siamo arrivati a questo, non si sa perché. Non si sa perché, non si può dire? Perché... Non si può dire, si potrebbe dire, ma basterebbe, ma senza sterminare niente, cioè facendo dei censimenti, però dove c'è troppo una cosa sopravvale l'altro, bisognerebbe cercare, insomma, un equilibrio, ecco, basterebbe un equilibrio della natura. Quando la natura non ce la fa, l'uomo dovrebbe dargli un equilibrio. Ci sono i piani di controllo per la caccia, in particolare legata agli animali, tra virgolette, pericolosi. Mi vengono in mente i cinghiali in Appennino, ma non pericolosi perché ti possono caricare, pericolosi anche perché vanno a mangiare le coltivazioni. Esatto. Ci sono i piani di controllo per il ripopolamento, allora, anche delle qua specie etiche? Non esiste nessun piano di controllo, qua siamo abbandonati, lo devo dire, tranquillamente a noi stessi. A parte quelle uova che le ho detto prima che ci danno, qua non c'è un guardia pesca, non esiste, e proprio siamo abbandonati a noi stessi, proprio così, non c'è nessun piano di controllo, non c'è un censimento, non c'è niente. Qua c'è una natura che è bellissima, è un fiume con un'acqua stupenda, e non c'è i pesci dentro se non ce li mettiamo, cosa che era... Era bellissimo andare a pescare, ecco. Io dico era perché
poi allevando i pesci non pesco più. Però insomma, però, perché ci si dedica comunque tanto tempo. Ho capito. Allora, noi diciamo sempre che raccontiamo le storie delle brave persone che fanno le buone cose, no? Questa è una buona cosa, ripopolare il territorio anche con pesci che poi, voglio dire, magari nuotano in mezzo ai bagnanti che stanno prendendo il sole, certo, in questo, questa fine estate, che fastidio non ne danno, no? No, 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 assolutamente, cioè un bagnante non fa niente, un cormorano invece mangia. Un cormorano mangia, sì, sì, sì. Questo... E come sono arrivati questi cormorani? Ah, questo non io non lo so, questo io non lo so, perché io le spiego cosa da bambino. Due o tre volte all'anno passava un airone e noi dicevamo: è passata la cicogna, è nato un bambino. Ecco, questa è la storia che tutti sanno, e perché noi ne vedevamo uno, due, tre aironi e non cormorani all'anno. Sì. Poi adesso invece non lo so perché, però siamo invasi di, proprio invasi sì, dai sì. Cormorani, aironi, gazzelle, quei bianche. Che... E che una trota piccolina se la mangiano in un boccone, quindi. O anche quelle grandi mangiano. Mangia, il cormorano mangia fino a una trota di mezzo chilo, riesce a mandarla giù, perciò è impensabile. Ci passa così, ci passa la mia mano, sì. Perciò in bocca. Perciò è lui. Poi non si accontenta di una, perché e due, tre. I pesci grossi invece li pizzicano finché non li fa morire. Uh-huh. Perché cacciano in branco, anche in 4-5 quando non riescono. E perciò non ci rimane, cioè non c'è, purtroppo abbiamo un fiume vuoto, senza pesci. Beh, però almeno insomma la passione per la pesca quella c'è ancora, purtroppo non nel fiume, per fortuna di Adolfo che lo gestisce, nel laghetto sì. Ma diciamo che vanno anche nel fiume, dove noi abbiamo questa riserva di pesca, una riserva turistica per fare sì. Del turismo, perciò abbiamo già fatto 6 semine quest'anno, però logicamente seminiamo coi soldi di quelli che fanno il biglietto per andare a pescare, finiti i soldi, finito i pesci, cioè non ci riusciamo a tenere dietro, perché se fosse solo il pescatore, abbiamo dei no-kill che dovrebbero essere strapieni, i pesci non li porta via nessuno, ma poi la mattina alle 5 loro arrivano e se li mangiano. Loro ecco, i cormorani, esattamente i cormorani. Pescano kill che sarebbe? Pescano kill vuol dire caccia e release, insomma, che addirittura non lo tocchi un pesce, cioè amo senza artiglioni. E guadino in gomma, cioè come arriva dentro il guadino, appena che scossi il pesce è già libero. Ecco. Quindi il massimo rispetto. È il massimo rispetto, per il pesce. Sì, perché poi io direi che il pescatore è un grande ambientalista, cioè un pescatore sano. Ecco. Io lo chiamo sano per via che non è un pescatore che arriva e vuole prendere 20 pesci da portare a casa. Per quello ci sono i laghetti, abbiamo anche i laghetti funzionano. E se uno vuole mangiare del pesce, l'acqua è splendida, trasparente. È tutto quello che si può avere, insomma, la montagna è bella, l'aria è pura, insomma, è tutto bello, però abbiamo questo problema, ecco. Ho capito. E beh, insomma, come lo risolviamo allora questo problema? Penso che sia impossibile, perché ci vorrebbe un qualche politico che se lo prendesse a cuore prenderebbe tanti voti, ma però dopo bisognerebbe che quello che si promette di farlo, insomma, cioè portarlo a termine, perché poi qua in montagna non è che siamo biondi, se uno promette deve anche mantenere, ecco. Certo. Beh, insomma, voi montanari, noi si montanari, sa quando si dice ecco, un montanaro... Si sa, noi diciamo una cosa, è quella, non importa fare delle gran firme, non importa fare niente, però, insomma, bisogna almeno cercare di fare quella cosa. Allora, noi stiamo facendo questa chiacchierata prima delle elezioni, andiamo in onda dopo le elezioni, quindi le promesse elettorali è diciamo che ne abbiamo parlato per parlarne. Ma, no, Adolfo, allora, noi tra l'altro siamo arrivati alla 10ª edizione di Buone Cose. Allora, mi piace, con chi si ricorda le cose, parlarne volentieri, ovvero 10 anni fa, quando noi abbiamo iniziato a farci raccontare le storie delle brave persone che fanno le buone cose, e oggi è cambiato molto allora, in 10 anni? Diciamo che è cambiato molto. Io trovo però che la gente, tantissima gente, sia più sensibile alle cose adesso. Però ok. Abbia dei valori, però è logica che non tutti siamo della stessa pasta. Sì. Però diciamo che, insomma, qui si vive bene. Tanta gente è rispettosa, noi la accogliamo volentieri, poi
chi arriva qua sporca, cosa, è logico che non la vediamo certo. volentieri, sì, sì. però insomma, poi si sa, la crisi, cioè tutto cresce, uh-huh. tutto, insomma la crisi ci arriverà sempre di più, anche perché noi non abbiamo delle grandi imprese, noi abbiamo il, verde, natura, il verde, la natura, che il fiume. Che però va mantenuto verde, va, così va mantenuta com'è, cioè va rispettata, va mantenuta, cioè bisognerebbe che, cioè, che qualcuno ci desse una mano, ma non so chi, proprio non saprei chi ci può dare una mano. Beh, magari insomma chi gestisce i corsi d'acqua, per esempio. Anche no? voi che ci fate questa intervista, perché beh, perlomeno a qualcuno dovrà pur sentire una qualche volta. Certo, per ecco. forza. No, 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 ma noi insomma ne approfittiamo, abbiamo 5 ascoltatori alla settimana, poi c'è qualche zero dietro, ma insomma ci fa piacere parlare di questi argomenti, perché vedere il bello e farci raccontare appunto le storie di chi cerca di mantenere bello il bello, andando per esempio a seminare le trote, è sicuramente una buona cosa importante. Ma facendolo in compagnia è un piacere, sai, sì. tutte queste cose qua, quando le fai, ridi, scherzi, ti passa la giornata, che è una favola, insomma. Va bene, allora io ringrazio per averci ospitato nel suo fiume, che poi è anche nostro, Adolfo Chierici. Il fiume di tutti. Il fiume di tutti, che lavora per mantenere il fiume vivo e farlo essere davvero di tutti, diciamo così. Allora. Diciamo che ce la mettiamo tutta poi. Poi, insomma, esatto. arrivarsi qualche aiuto sarebbe meglio. E noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Buone Cose, grazie anche a voi per averci seguito e noi torniamo come sempre la prossima settimana.